si è sviluppata in questi ultimi 50 anni, 100 anni, moltissimo la scienza e la tecnologia. Quindi sviluppo della scienza e tecnologia, disponibilità di qualità dell'energia, l'uomo ha fatto tantissime cose che voi vedete che magari io ho visto crescere, no? Per esempio, città bellissime, oggi ci sono, ma non c'erano 50 anni fa. Questo è Dubai, negli Emirati Arabi. Poi ci sono industrie di tutti i tipi, no? Che fanno tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Poi pensate, io sono abbastanza vecchio da ricordarvi che il grano si metteva con la falce. Oggi si fa così. Voi la falce forse l'avete mai vista, non lo so. E abbiamo fatto tante conquiste in questi ultimi 50 anni, se volete, o 100 anni. Per esempio pensate ai trapianti, no? I trapianti 50 anni fa non c'erano. E poi dopo anche, non so, la telefonia, i telefonini. Voi siete nati con i telefonini, ma noi i telefonini non avevamo mica una volta. Se non c'era un filo non si andava da nessuna parte. Adesso spingo un bottone e parlo con l'Australia, poi ci vuole un po'. E poi quindi siamo andati sulla Luna, sapete anche, no? Quindi moltissimi progressi in questi ultimi, diciamo, 50 anni, 100 anni. Però è tutto bello, tutto bello, tutto bello? No, perché sappiamo che nello stesso tempo abbiamo fatto un po' di disastri. Per esempio sappiamo che oggi le città sono molto inquinate, non c'è bisogno di andare a San Paolo, anche Bologna è inquinata. Sappiamo che ci sono delle discariche, non c'è bisogno di andare a Costa d'Avorio, queste cose che sono anche qua in giro, no? Dove mettere il pattume è il problema principale per ogni sindaco di ogni città italiana. Sappiamo che appena piove un po' troppo succedono dei disastri di questo tipo, no? Quindi abbiamo fatto, con quello che abbiamo fatto, abbiamo anche rovinato un po' il pianeta. Poi la cosa più preoccupante oggi è che abbiamo un po' cambiato e stiamo cambiando sempre di più il clima del pianeta, il clima. Infatti dove c'erano dei ghiacciai, oggi spesso ci sono dei laghi. Allora, un punto fondamentale è che il mondo è cambiato. Negli ultimi 50 anni è cambiato moltissimo. Voi non lo sapete perché l'avete visto già cambiato, ma io mi ricordo. E è cambiato perché c'è stato questo sviluppo generato dal fatto che l'uomo ha avuto in mano moltissima energia, petrolio, carbone, gas, e ha sviluppato la tecnologia. Allora, è talmente cambiato che gli scienziati dicono che siamo entrati in una nuova epoca che si chiama antropocene. Chi di voi ha sentito questa parola prima di oggi? Uno. Vabbè, si comincia con sì, due. Si comincia con pochi, ma vi avverto che antropocene è una parola già comincia a apparire anche sui giornali, ma è la vostra epoca. Quindi voi in qualche modo sentirete parlare di antropocene sempre. Ecco, cosa vuol dire? È l'epoca dell'uomo, l'uomo nuovo, l'uomo insomma ha modificato il pianeta. Epoca storica, come dice lì, caratterizzata dal progresso della scienza e dalla grande disponibilità di energia, fornita dai combustibili fossili, che ha permesso all'uomo di modificare profondamente il pianeta. Nel passato era la natura che scandiva l'epoca, ecco, adesso l'uomo è così potente che in qualche modo si è fatto una sua epoca. E allora siamo su questa astronave Terra, noi come erano anche i nostri nonni, come erano gli uomini primitivi, però siamo su questa astronave Terra, ma lo siamo in un'altra epoca, in questa epoca. In questa epoca dove appunto l'uomo non è più passeggero passivo, anzi fa tantissime cose, perché appunto con la scienza e con la tecnologia l'uomo oggi domina la natura, è più forte della natura. Qualcuno dirà, ma siamo così sicuri? Se qualcuno sa che io vengo da Crevalcore, potrebbe dire, ma Crevalcore è stato il terremoto, la tua casa è stata molto danneggiata, quindi la natura è più forte dell'uomo. No, perché se la mia casa fosse stata costruita con criteri antisismici non sarebbe crollata. Quindi l'uomo volendo è più forte della natura. Allora, e questo vuol dire che in qualche modo l'uomo, che prima era un passeggero passivo su questa astronave, adesso è come fosse entrato nella cabina di comando. Non può modificare la traiettoria nello spazio, però con le leggi che si dà può modificare il modo di vivere, insomma. E può addirittura
rovinare completamente questo pianeta oppure custodirlo. Ovviamente il compito dovrebbe essere quello di custodirlo, perché su questo pianeta dopo di voi dovranno vivere i vostri figli, poi i vostri nipoti. Il pianeta è l'unico posto dove possiamo vivere, non dimentichiamolo, eh? Nessuno andrà a vivere da altre parti, parlano di Marte, è tutta roba da ridere, sì. Sulla Luna c'è andato uno, è tornato più che poteva, no? Cosa fa? Ecco, allora, capite, è successo questo, insomma, stavo vivendo in questo modo. E per sottolineare che il mondo è cambiato negli ultimi prima 40-50 anni, c'è questo scienziato inglese che ha scritto questo libro. Il titolo vuol dire per sé poco così, Terra, vivere in un pianeta più ostile, come fosse il pianeta più ostile. Ma chi sa un po' di inglese, quindi tutti, avrà già visto che c'è un errore, perché Terra non si scrive con due A, no? Si scrive con una sola. Dice, ma allora questo qui è inglese, scrive un libro in inglese, sbaglia persino la copertina, dice, ma allora... L'ha fatto apposta per sottolineare che la Terra non è più quella di una volta, anche la traduzione italiana ha messo due A. La Terra non è più quella di una volta, è importante saperlo. Vabbè, voi l'avete trovata così, ma molte persone che adesso governano anche sono rimaste indietro. Cioè succede, specialmente nel campo economico, che ci sono delle teorie basate ancora su criteri vecchi, su com'era la Terra 50 anni fa, ma 50 anni fa non era come adesso la Terra. Per esempio 50 anni fa c'era un sacco di risorse, adesso ne sono di meno. Quest'altro scienziato è ancora più drastico in questo libro, che si intitola Il secolo finale, pensa che a causa di questo incontrollato sviluppo della scienza e di tutti i guai che facciamo di conseguenza, la probabilità che la nostra attuale civiltà sopravviva fino a fine del secolo non sopra il 50%. Quest'altra scienziata inglese dice, attenzione, stiamo attenti, non c'è molto tempo per decidere quello che dovremmo fare e quello che non dovremmo fare, perché non possiamo fare tutto. E c'è anche i filosofi che sono preoccupati. Bauman, che molto poco tempo fa, ha scritto questo, la scienza e la tecnica hanno fatto vincere all'uomo molte battaglie contro la natura, ma ora rischiano di farci perdere la guerra. Cos'è? Qual è la guerra che rischiamo di perdere? È che potremmo provocare con le nostre attività una degradazione irreversibile del pianeta, cioè potremmo rovinare completamente il pianeta, dopodiché... siccome è l'unico posto dove devo vivere, è proprio perso la guerra. E anche il Papa, nella sua enciclica, che molti potrebbero aver letto, che comunque consiglio moltissimo perché è anche un documento scientifico di grande valore, il Papa dice, è preoccupato, dice, vedete, di fronte al deterioramento globale dell'ambiente voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. Perché è un problema che interessa a tutti il pianeta, credenti e non credenti, no? Dice, ciò che sta accadendo ci pone di fronte all'urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale. Il Papa parla di rivoluzione culturale, cioè c'è da cambiare parecchio, evidentemente. È indispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in un altro modo, recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane, che vuol dire che l'uomo ha voluto fare troppo, sta facendo troppo. E già anche più di prima ancora un grande filosofo aveva scritto questa frase che in qualche modo ci interessa, perché dice è lo smisurato potere che ci siamo dati su noi stessi e sull'ambiente. Cioè l'uomo fa troppe cose, riguarda appunto l'uomo stesso e riguarda l'ambiente. Sono le immani dimensioni causali di questo potere, cioè tutto quello che succede in base a quello che noi decidiamo di fare, a imporci di sapere cosa stiamo facendo. Almeno dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. Perché dopo, una volta che abbiamo capito cosa stiamo facendo, dobbiamo scegliere in quale direzione vogliamo inoltrarci. Allora, siamo su questa astronave Terra. Su questa astronave Terra siamo molti, 7 miliardi e 3. Siamo in aumento. L'aumento è attualmente di 75 milioni all'anno.
che vuol dire che bisogna apparecchiare 75 milioni di posti a tavolo ogni anno in più. Qualcuno dirà, ma dove nascono questi bambini, che in Italia ci dicono sempre sui giornali, in TV, che nascono pochi bambini, nasce un bambino ogni due minuti in Italia, roba del genere. Sì, in Italia nascono pochi, però ogni minuto nascono 57 africani, 32 cinesi e 29 indiani. Anzi, allora nascono molti. Cioè, la popolazione cresce, non da noi, cresce in altre zone. L'Africa, 57 bambini al minuto, ma l'Africa è i nostri confini, no? I nostri confini. E già che ci siamo, avete idea di quanto grande è l'Africa? Un piccolo d'Italia. L'Africa è talmente grande che dentro l'Africa ci posso mettere tutta la Cina, tutti gli Stati Uniti, tutta l'India, gran parte dell'Europa occidentale, un po' di Europa orientale, poi c'è anche il Giappone e ci rimane ancora un po' di posto. Sarà grande l'Africa, eh? L'Africa è grandissima ed è confinante con noi. Quindi è bene che gli italiani, il governo, ci interessiamo dell'Africa, eh? Per vivere abbiamo bisogno di risorse. Allora, problema risorse. Quali sono le risorse di cui noi possiamo godere? Beh, innanzitutto ce n'è una che non è sulla Terra, è la luce del sole. Tutte le altre risorse dobbiamo trovarle sulla Terra, per esempio per fare sto tavolo, per fare sto computer, per fare la bottiglia, tutto dobbiamo trovarlo sulla Terra. Ma la Terra quanto è grande? Sì, è grande, grande, però ha dimensioni finite, cioè quello che è così, non è né di più né di meno, ma è così. E allora se ha dimensioni finite vuol dire che anche le risorse non possono essere illimitate. Sono finite che le risorse, più che tanto non ce n'è, poi ce ne sarà molte, ce ne cose, poco, ma più che tanto non ce n'è. Ecco, pertanto siamo in una situazione con risorse limitate. Quindi, tornando al Papa e agli economisti, l'idea di una crescita infinita che tanto entusiasma gli economisti, stoppiri, che deve sempre crescere, giornali, deve crescere, crescere vuol dire consumare. Allora questa crescita infinita è basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse, ma è un falso presupposto, non è vero. Cioè perché la Terra ha dimensioni finite, ma questo vale anche, vale per le risorse, ma vale anche per i rifiuti. Sapete benissimo, ogni volta che io uso una risorsa faccio dei rifiuti. No, qualcuno ha fatto con la bottiglia, che è una risorsa perché ci metto l'acqua e poi la bevo, però poi la butterò via e diventa un rifiuto. Allora i rifiuti sono un problema, come ho fatto vedere anche prima. Gli scienziati già da tempo dicono, attenzione, l'uomo faccia pure qua lavori faccia, però mettiamo una specie così, diciamo, ideale di guardrail, cioè cerchi di non fare più che tanto in certe direzioni, sennò alla fine che roviniamo tutto. E avevano messo qua dei limiti ipotetici, ma li aveva già superati. Per esempio, gli scienziati avevano detto è bene che la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera non superi le 350 parti per milione, e invece siamo già arrivati a 400, e quindi cambia il clima. Oppure la quantità di azoto prelevato dall'atmosfera, c'è azoto nell'atmosfera, no, perché lo preleviamo per fare che cosa? I concimi, anche gli esplosivi, ma i concimi. Concimi dopo li mettiamo nei campi, piove, e l'eccesso di concimi lo siamo trovati a finire nel mare, e nel mare crescono le alghe, tanto per dire, no? Ecco, allora c'è questa esagerazione. Poi perdiamo la biodiversità, perché quello che è suolo naturale viene convertito naturalmente sempre di più in asfalto, eccetera. Quindi ci sono insomma dei limiti che stiamo superando. Allora, il concetto fondamentale è che tutte le risorse, eccetto l'energia del sole, dobbiamo tirarle fuori dalla Terra. Cioè dobbiamo scavare. Scaviamo. Quanto scaviamo? Scaviamo molto. Qualche numero così. Nel 90 abbiamo tirato fuori dalla Terra 50 miliardi di tonnellate di materia prima, che non si capisce cosa vuol dire 50 miliardi, però vado subito alla prova. Nel 2015 sono diventati 70 miliardi. Quindi scaviamo sempre di più. Qualcuno poi ha fatto i conti e ha detto vediamo un po', 70 miliardi di tonnellate all'anno,
quanti sono i giorni dell'anno, quanta gente c'è sulla terra, beh, divido e divido, trovo ogni persona, ogni giorno, ha consumato 27 kg di roba, di materia prima, che può essere benzina, può essere carbone, può essere legno. Prendiamo i pesci del mare, no? Pesci del mare, 100 anni fa, su per giù è così la situazione, c'erano dei pescatori che avevano delle barche piccole, che andavano a vela o a remi, avevano delle reti piccole, corte, di 2 metri al massimo, pescavano, bene, pescavano e dei pesci ce n'era una quantità, si riproducevano sempre. Poi sono arrivati i combustibili fossili, allora le barche hanno cominciato ad andare a motore, sono diventate più grandi, più grandi, più grandi, i pescherecci oggi non è che girano solamente lì attorno al porto di Cesenatico, i pescherecci grandi vanno nel Pacifico, vanno... Allora cosa è successo? È successo che peschiamo troppo, anche perché le reti non sono più 2 metri ma sono 2 chilometri. Tiriamo su, perché? Perché c'è un motore che le può tirare su, a mano non saremmo riusciti. Per parlare di questa questione, a volte si fa ricorso a quella grandezza che si chiama impronta ecologica. Qualcuno ha sentito parlare di impronta ecologica? 1, 2, 3, 4, 5, bene, importante, perché è un concetto molto facile. Cos'è? È il fatto che l'uomo, vivendo sulla terra, per forza di cose, consuma delle risorse e produce dei rifiuti. E quindi ha bisogno, per così dire, di un pezzo di terra. Un pezzo di terra che sarà tanto più grande quanto più consuma, quanto più rifiuti fa. Questa è l'impronta. Quindi chi consuma molto ha un'impronta grande. Chi consuma poco ne cosa piccolo. Qualcuno dirà, ma tutte queste impronte ci stanno sulla terra. Tempo fa, fino al 70, la linea verde, cioè le risorse, cioè la biocapacità che la Terra forniva ogni anno, era maggiore di quello che noi consumavamo. Bene, ci rimaneva anche della roba, no? Adesso non è più così. Adesso consumiamo di più di quello che la Terra ogni anno ci produce. Infatti si parla nei giornali, qualcuno lo saprà, c'è Earth, come si chiama, Day, cioè c'è un giorno che in genere cade in agosto, in cui dice in quest'anno abbiamo consumato tutto quello che la Terra poteva fare, siamo ancora in agosto. Quindi c'è un deficit di risorse. È quello che sui giornali viene spesso rappresentato con questo fatto, che noi ci comportiamo come se avessimo una terra e mezzo, ma non abbiamo una terra e mezzo, abbiamo una terra sola, no? Però consumiamo come se avessimo una terra e mezzo. Allora questo dice che viviamo sopra la capacità della terra di fornirci le risorse. Consumiamo più di quello che dovremmo. Ecco, quindi c'è questa impronta ecologica che la media mondiale è 2,7, dovrebbe essere invece... Dovrebbe essere una cosa bene. Ma l'altra, c'è un'altra questione molto complicata. Che è vero, in media consumiamo troppo, ma naturalmente non è che io consumo come te o come te, tanto meno come un americano. Quindi andiamo a vedere adesso il consumo medio delle persone che vivono in certi paesi. Allora, vedete, se prendiamo gli americani, l'impronta ecologica americana è 7,2, enormemente più alta della media mondiale, che è già più alta di quello che possiamo permettere. Anche gli italiani, vedete. Poi vado giù, 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 trovo delle popolazioni che consumano pochissimo. Gli indiani sono 1,2 miliardi, e loro consumano pochissimo. Allora, capite, qui nasce questo problema, che non solo in media consumiamo troppo, ma ci sono disuguaglianze troppo alte. Ecco, la disuguaglianza è una cosa molto importante, la disuguaglianza. Adesso parlerò un po' di disuguaglianza. Perché? Perché quando c'è disuguaglianza le cose non possono mica andare bene, no? Se c'è troppa disuguaglianza, se io consumo troppo e lui non ne ha abbastanza, lui non è contento, ma io accetto di consumare di meno, non so. Allora, vediamo un po' qualche dato, qualche numero, qualche virus per parlare di disuguaglianza. Prendiamo 3 grandi nazioni. Allora, Stati Uniti, naturalmente, poi Cina, sì, e poi India. Prendiamo queste 3 nazioni qui. Allora, Stati Uniti sono 300 milioni di persone, cioè relativamente pochi rispetto ai cinesi che sono 1 miliardo e 300 milioni, e anche rispetto agli indiani. Allora, andiamo a vedere gli automobili, per esempio.
Quante automobili hanno in America ogni 1000 abitanti? Ogni 1000 abitanti in America hanno 840 macchine, quasi una a testa. In Cina 128, in India 20. In Italia sapete quanto ne abbiamo? Per sport, qualcuno ha un'idea? Dite un numero. 65. Quanto? 65. 65. 65. Ne abbiamo 680. Anche noi siamo quasi al livello di una macchina così. Infatti basta guardare fuori. Allora capite, c'è comunque a Samosa l'Italia, un paesotto d'Italia con 60 milioni di persone, qui sono miliardi. Adesso i cinesi vogliono andare in macchina anche loro, e anche gli indiani. Allora riusciremo a dare 840 macchine a ogni 1000 cinesi, che sono 1 miliardo e 300 milioni? C'è un problema. Andiamo a vedere un'altra cosa forse più interessante, la carne, consumo di carne. Allora, vediamo quanta carne consuma ogni anno un americano. 125 kg all'anno, in Cina 57, in India 4. Quando ero giovane io si diceva che i cinesi mangiavano il riso, si sono stancati di mangiare il riso, adesso mangiano la carne anche loro, hanno grandi allevamenti di polli, di maiali. Gli indiani hanno problemi anche di religione, beh, comunque è chiaro che ci sono delle disparità enormi. Allora è chiaro per esempio che non potremo mangiare tutti 125 kg di carne all'anno, per tanti motivi che adesso non vi dico perché non c'è tempo. Perché carne vuol dire occupare un sacco di suolo, no? La carne ne cresce mica dei campi, la carne bisogna mangiare la roba dei campi e c'è naturalmente una resa molto inferiore di chilocalorie, eccetera. Allora siamo di fronte a due problemi, insostenibilità ecologica, cioè consumiamo troppo, e poi ci sono enormi disuguaglianze. E quello che dà più fastidio forse sono le disuguaglianze. Le disuguaglianze sono veramente enormi, vedete, ve le faccio vedere degli altri, perché è meglio sapere come fate il mondo, ma lo sapete già poi. Allora, qua su un giornale americano si trova che c'è questo signore, che era anche in Italia poco tempo fa, che guadagna 360 milioni di dollari all'anno. Uno fa i conti, sono 12 dollari al secondo, il dollaro come l'euro. Quindi lui ogni secondo 12 dollari, avrà dei problemi, altrimenti non li danno così a mano. Quindi ci sono delle disuguaglianze enormi, il Papa lo sottolinea giustamente, non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria degradante mentre altri non sanno nemmeno che farsene di ciò che possiedono, cosa ne farà quello là di 12 dollari al secondo. No? Quindi c'è un'insostenibilità sociale. Ecco, e qui addirittura ho preso dal ciclo del Papa una frase molto forte che dice: ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze che esistono fra di noi, ma ci indignano. Io ho dei dubbi che ci indichi. Questo qui poi delle disuguaglianze è così importante anche perché chi studia le disuguaglianze, c'è chi li studia, dice una cosa, che è questa. Dice che se io faccio un diagramma e metto qui alcune nazioni guardando la disuguaglianza che aumenta, allora aumentano i sintomi di malessere, che possono essere mortalità infantile, omicidi, furti, eccetera, e diminuiscono i sintomi di benessere, che possono essere fiducia reciproca, istruzione. Quindi all'aumentare le disuguaglianze, non è di salario, ma aumentano i sintomi di malessere, allora ci converrebbe, no, avere poche disuguaglianze. Anche i ricchi starebbero meglio in una società meno diseguale, perché ci sarebbero meno omicidi, meno furti, eccetera, eccetera. Purtroppo la disuguaglianza non è solo interna, diciamo, a ogni nazione, ma addirittura a questo punto è globale, no? Su scala mondiale. Vedete, c'è un articolo di un giornale qui che dice 3 uomini ricchi come l'Africa. Dice, ma l'Africa non è quella che abbiamo visto prima, che aveva tutta quella gente che era così grande che poteva andare a sì. 3 uomini, ma sembra quasi impossibile. E invece è così. Allora, ecco, adesso voglio farvi capire una cosa che poi tutti capiscono. Vedete, questa qui è la cartina che penso sia in molte delle vostre classi, no? Fa vedere quali sono i paesi grandi, quali sono i paesi piccoli.
Allora l'Africa si vede che è grande, si vede che gli Stati Uniti sono grandi, l'Europa è piccola, insomma, il Giappone è piccolo. Ecco, adesso io metto sotto, qui dalla parte bassa, metto un'altra cartina dove ogni paese è rapportata alla sua ricchezza, cioè tanto più grande quanto più è ricco e anche tanto più colorato quanto più è ricco. Vedete com'è diversa da quella sopra? Nessuno si meraviglia che gli Stati Uniti qui siano grandi perché sono ricchi, anche molto colorati perché sono ricchi, erano già grandi di per sé. Ma l'Europa, che era piccola, geograficamente parlando, è ricca, vedete? Giappone pure quasi non è ricco. Dice, ma l'Africa dove andate a finire l'Africa? L'Africa è qui, tutta qui, così magra, sì, perché è povera. Non solo, ma se uno guarda i colori, vedi che c'è una nazione sola in Africa che ha la metà della ricchezza dell'Africa. Qual è una nazione qui? Allora si capisce che c'è una disparità enorme. Allora quelli che vivono qui, se voi viveste qui, no? In queste posizioni qui, dove cosa succede qui? Qui succede che il deserto si estende perché cambia il clima. Ci sono dei governi messi su, non si sa bene come, bene da chi, che lottano fra loro. Si fanno la guerra con le nostre armi, perché noi esportiamo anche armi, siamo così furbi che esportiamo anche armi. Allora capite, chi è qui? È una situazione disastrosa. E cosa vuol fare? Vuole cambiare scompartimento in questa astronave. E allora tenta di cambiare scompartimento. Bene. Adesso parliamo di energia. Perché parliamo di energia? Cioè, non potremmo parlare, non so, di cibo, di casa, di trasporti, di industria, no, perché l'energia è la risorsa più importante. Perché? Perché senza energia non si può fare nulla. Non solo io non potrei parlare o progettare il computer, ma non sarei neanche venuto qui, voi pure, oggi dobbiamo mangiare, per mangiare il cibo vediamo che... Allora, adesso vedremo. Quindi non solo non posso fare nulla senza energia, ma nessuno avrebbe potuto fare nulla prima di me. Quindi questo concetto ti dice che c'è energia nascosta in tutto quello che ci circonda. Per esempio in questo computer c'è energia nascosta, perché qualcuno l'ha dovuto fare, per farlo ha preso della roba, l'ha lavorato, come ha fatto a lavorare? Usando l'energia. Con la bottiglia è lo stesso. Allora, qui uno ha fatto i conti sui computer, ha detto che per fare un computer ci vuole dei materiali, poi ci vuole l'energia, una quantità più o meno equivalente a 240 kg di petrolio. Quindi ci vuole l'energia. Allora questo qui mi dice che un computer non è che consuma energia la prima volta che lo attacco alla rete, ma ne ha già consumata tanta per essere fatto. Ne ha consumata circa 3/4. Lo stesso un'automobile. Non è che consuma energia la prima volta che l'avete in moto, ne ha consumata tanto per essere fatto. Qualcuno dirà, beh, automobile, computer, ma il cibo almeno, il cibo no. E invece sì, vedete, ho trovato in questa rivista americana, che molti conosceranno forse, questa fotografia, dice c'è una mucca con 6 barili di petrolio, cosa vuol dire? Allora spiega, dice che per allevare una mucca finché diventa 5 quintali, io devo consumare 6 barili di petrolio. Dice, ma come la mucca si è messa a mangiare il petrolio? No? Cosa mangia la mucca? Le cose che crescono nei campi. Ah, dice, come fanno a crescere le cose dei campi? Io un campo devo arare, seminare, mettere fertilizzanti, irrigare, raccogliere, trasportare, tutte operazioni che si fanno se ho dell'energia. Allora si capisce che è vero, insomma, è vero. E se uno ha fatto dei conti e ha detto che ogni volta che sul tavolo nostro di casa arriva 1 chilogrammo di carne, qualcuno ha consumato 7 litri di petrolio della filiera che porta questa carne. Quindi in effetti tutto dipende dall'energia. Allora vediamo in una sola figura la storia dell'energia, cioè qui il consumo di energia da parte degli uomini man mano che passavano gli anni, secoli, millenni. Noi siamo qui, no? 2000 circa, sono andati indietro, vedete, avanti Cristo, fino a 3000 avanti Cristo. Sono andati indietro 5000 anni fa. 5000 anni fa che energia consumavano gli uomini? Tanti avevano poco. Fuoco. Bravo, il fuoco. Allora bruciavano del legno. Oh, guarda un po', bruciavano del legno.
E dopo cosa è successo? Man mano che passavano gli anni, i decenni, i secoli, i millenni, nulla, nulla, abbiamo continuato a bruciare il legno. Fino a quando? 300-400 anni fa, perché cosa è successo? Intanto le foreste cominciavano a essere diradate, perché si bruciava tutto il legno, più di più il legno serve per fare le case, per fare le navi. Poi a questo punto allora qualcuno ha visto che c'era della roba nera che si poteva usare per bruciare, il carbone, e che forse era più energetico del legno, quindi ci siamo messi a bruciare il carbone. Allora ecco che c'è stata la cosiddetta rivoluzione industriale. Col carbone si prendevano meglio i metalli, si facevano tante cose, quindi su abbiamo cominciato a consumare carbone, ma vedete anche 100 anni fa eravamo di giù ancora, adesso siamo lassù. Cosa è successo? Che dopo il carbone abbiamo trovato il petrolio, dopo il petrolio abbiamo trovato il gas e adesso siamo quassù. Forse è bene ragionare un momento, cosa vuol dire essere quassù? Vuol dire che ogni secondo, oggi, al mondo, ogni secondo, che vuol dire ogni volta che facciamo così, al mondo si consuma 250 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio, quelle date alla mucca, e 105.000 metri cubi di gas. HDZ, non è mica poco, ogni secondo. Dice, ma allora quanto tempo possiamo andare avanti? Andremo avanti, però c'è un problema, perché per me ce ne rimane, ma per voi, fra 50 anni ce ne sarà ancora, voi ci sarete, ma il petrolio ce ne sarà ancora. Allora ci si aprono dei problemi. Vedete, siamo qui in questa antropocene, che è proprio quest'epoca in cui è successo tutto quello che è successo perché abbiamo avuto in mano questa grande quantità di energia. Allora adesso è bene chiederci, è bene che vi chiediate, ma i combustibili fossili ne posso avere ancora? Perché qui tutti vogliono più energia, no? Perché c'è chi ne, in effetti ne usa poco, ma anche chi ne usa molto non vuole rinunciare. Allora, si può andare su ancora o no? Beh, la prima cosa da sapere è che i combustibili fossili sono una risorsa rinnovabile o non rinnovabile? Non rinnovabile. E allora si capisce che sono in via di esaurimento. Non finiranno quest'altro anno o fra 10 anni, non lo so, però vedete, sono tutti fatti così, forse di petrolio. Questo qui sono i pozzi in Norvegia, ne hanno scoperti circa nel 70, hanno cominciato a tirare fuori di più di petrolio, poi adesso di meno. E così sono anche le miniere di carbone, sono i pozzi di metano. E che siamo appunto in una zona che comincia a essere critica, perché questi grandi pozzi ormai sono esauriti, si va a cercare il petrolio in altri modi oggi, forse lo sapete. Si va a cercare quei combustibili chiamati non convenzionali. Per esempio in Canada non hanno pozzi di petrolio, ma hanno delle estensioni di sabbia, una specie di asfalto, ecco. Lo raccolgono, poi lo costrizzano, lo lavorano, ne viene fuori un po' di petrolio, ma ne viene fuori poco e rovinano tutto lì. Lo stesso il metano, non ci sono più quei bei pozzi di metano grandi, o sono sempre meno. Grandi, che io metto un tubo e viene fuori da solo addirittura perché è sotto pressione. Adesso il metano non si va a cercarlo così con questo metodo chiamato fracking, cioè il metano non è più in grandi quantità, è in bollicine mescolate alla roccia, per cui io devo frantumare la roccia per raccogliere queste bollicine e poi ottenere un po' di metano. Allora si capisce che questi combustibili non convenzionali potranno portarci avanti ancora, consumare ancora un po' di petrolio di metano, però sarebbe giusto chiedere, fra 50 anni, in 50 anni ci saranno, anche questi qui si saranno esauriti. Allora, dice, vabbè, qui abbiamo capito che di petrolio non possiamo campare sempre, appunto non è rinnovabile, ma c'è di più, è che se anche ci fosse ancora molto petrolio, carbone e metano, dovremmo smettere di usarli. Perché? Lo sapete, perché succede questo, che ogni volta che io uso i combustibili fossili, che sono questi, produco la famosa sostanza che si chiama anidride carbonica, la quale poveretta non è neanche velenosa, diceva che danno dà. Che dopo lei si mette attorno al pianeta, fa una specie di copertina, per cui il pianeta si scalda. Greenhouse effect, effetto serra, si fa dai sui giornali, no? Effetto serra.
che causa cambiamenti climatici, per cui, come abbiamo già visto, molti ghiacciai non ci sono più, sono arrivati laghi, che va anche bene, però ci sono problemi più gravi, si sciolgono le calotte polari. Dice, ma la che si sciolgono? No, perché se sulle calotte polari aumenti il livello dei mari, e vabbè, no, va bene niente, perché molte città sono sulla riva del mare e quindi saranno inondate, qualche isola è da spostare, insomma, perché il mare cresce. Allora è talmente grave questo problema dei cambiamenti climatici che quasi due anni fa, un po' meno, a Parigi l'ONU, questo lo avete visto in giro, è stato il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, l'ONU ha indetto una conferenza di tutte le nazioni del mondo. Vedete, a questa conferenza, vedete quanta gente c'era, le delegazioni di 195 nazioni che sono quasi tutte quelle del mondo. Beh, incredibile, 195 nazioni si sono trovate d'accordo, come dice, fatica a mettere d'accordo due, in genere ne messo 195, sì, su che cosa? Sul fatto che il cambiamento climatico è il problema più preoccupante per l'umanità, tutti d'accordo. E quindi bisogna diminuire le emissioni di anidride carbonica. E quindi bisogna diminuire questi combustibili fossili perché è il loro uso che provoca il carbonio. Bene. Ma c'è un altro motivo ancora per cui dovremmo smettere di usare i combustibili fossili. Questo qui è il principale, eh? Un altro motivo ancora qual è? È che quando io brucio combustibili fossili non produco solo questa anidride carbonica che salvo l'effetto serra della benzina, ma produco un sacco di altre schifezze, no? Infatti, no? Produco, faccio inquinamento. Vedete, questa è una foto della Valle Padana, in realtà è la foto dell'inquinamento sulla Valle Padana. In Cina stanno peggio, per Natale lo vediamo più di qui e lì, ma anche in Europa non stanno mica bene. In questa cartina fatta da satellite, le zone più nere sono quelle più inquinate e guarda, la Valle Padana, cioè dove siamo noi, è fra le zone più inquinate d'Europa. Dice, ma cosa vuol dire? E vuol dire, lo spiega qui, che statisticamente perdiamo da 1 a 3 anni di vita. Si muore da 1 a 3 anni prima. Ah, dice, vabbè. E poi ultimamente sono di fuori dei dati per cui questo fenomeno appunto è. In Italia 84.000 persone muoiono prematuramente per queste cose. Allora si capisce che i combustibili fossili insomma sono un problema e la soluzione quale sarebbe? Quasi nessuno lo dice in modo esplicito. Il Papa sì, i combustibili fossili devono essere sostituiti senza indugio, cioè bisogna smettere di usare. La politica e l'industria rispondono con lentezza lontana dall'essere un terzo delle sfide. Allora, ma noi come si può fare? Perché noi siamo quassù, abbiamo capito che siamo quassù, adesso abbiamo capito anche però che i sogni di esaurimento, perché non sono al suo segno vago, abbiamo capito che caso un cambiamento climatico fa male alla salute, allora cosa dobbiamo fare? Consumare di meno, intanto sì, è facile consumare di meno. Consumando di meno, ne usiamo di meno, inquiniamo di meno, cambiamo meno il clima, ce ne rimane di più, vabbè. Però si capisce che non è la soluzione, perché noi abbiamo bisogno di energia. Allora si capisce che la soluzione finale sarà che bisogna sostituire i combustibili fossili con un altro tipo di energia. Voi vivrete questo passaggio. Adesso usiamo quasi solo combustibili fossili, fra 40 anni non useremo quasi più questi tipi di fossili. Adesso vediamo. Allora dice, ma cos'è? Come faccio? Cioè, cosa va? Questa energia alternativa, quale sarà? O perlomeno, come dovrebbe essere fatta, se potessi sceglierla io? Deve essere un'energia che deve custodire la casa comune, cioè la terra. E come deve essere allora? Deve essere abbondante perché abbiamo bisogno di molta energia. Deve essere inesauribile perché se finisce siamo da capo, no? Deve essere ben distribuita perché adesso invece il petrolio qui c'è, qui non c'è, allora chi non ce l'ha fa la guerra per quello che ce l'ha.
non deve essere pericoloso, cioè non deve inquinare, eccetera, deve favorire l'economia, formare le disuguaglianze, cosa deve fare. Comunque dire, ma questo qui è una cosa che non esiste, e quindi parliamo di cose serie, ma no, invece esiste, c'è proprio un'energia che è fatta così, dice, ma qual è? È l'energia solare, ah, diciamo, non lo sapevamo. Sì, lo sapevamo, ma non avevamo mai pensato che si possa usare l'energia solare che già ci tiene in piedi con l'agricoltura, però usarla come energia per fare altre cose non si era mai pensato, perché è così comodo usare la benzina, il gas, no? Allora, vediamo le caratteristiche di questa energia. Allora, intanto la Terra riceve dal Sole in un'ora la quantità di energia che l'umanità consuma in un anno. Cosa vuol dire questo? Che è molto abbondante. Difatti l'energia solare è 20.000 volte più abbondante di quello che ci serve. Allora è abbondante, bene, cerchiamo cosa abbondante. Poi, mentre il petrolio finirà, il metano finirà, l'energia solare anche lei finirà, sì, ma ci dicono che il Sole finirà per 4 miliardi e mezzo di anni, quindi non è un problema, è come fosse infinita per noi. Poi, mentre, come dicevo prima, il petrolio lì c'è, qua non c'è, l'energia solare è dappertutto. Sì, dappertutto, con più o meno intensità, cioè di più l'equatore che i poli, ma ce n'è abbastanza anche i poli. Allora, in conclusione, abbiamo trovato questa energia che è abbondante, inesauribile, ben distribuita, non è pericolosa, no? Favorisce l'economia, come quello dipende da noi, come disuguaglianze, sì, perché essendo dappertutto con disuguaglianze. Favorisce la pace, adesso fa la guerra per il petrolio, guerra per il petrolio, sarà più difficile. Allora, questo è un punto importantissimo. Cioè, gli scienziati dicono che avendo capito e quindi anche deciso di usare l'energia solare, l'uomo è come avesse reinventato un fuoco. Quando l'uomo inventò il fuoco, fece un grande progresso nella civiltà, cominciò a bruciare, eccetera, eccetera. Adesso l'uomo ha capito che c'è questo nuovo fuoco che finora non abbiamo neanche usato, l'energia solare. Allora, vedete, mentre fino ad oggi, lo sviluppo della civiltà si è basato sul fuoco generato dal legno, carbone, petrolio e gas, ci abbiamo bruciato tutto quello che si poteva bruciare, stiamo bruciando tutto quello che si poteva bruciare, ma sta roba da bruciare sta finendo e poi ci fa male. Allora si capisce che la civiltà non può andare avanti con sta roba che finisce e poi ci fa male, ma nel futuro, cioè per voi, il futuro, il sviluppo della civiltà sarà alimentato da un nuovo fuoco che è l'energia solare e le altre forme di energia collegate. Quindi dovete sapere, forse lo sapete, forse no, che abbiamo cominciato un periodo di transizione dall'uso dei combustibili fossili all'uso delle energie rinnovabili. Quali sono queste energie rinnovabili? Dei combustibili fossili non erano rinnovabili, poi ci facevano anche male. Andiamo a queste energie rinnovabili e che non ci fanno neppure male. L'energia rinnovabile che già usiamo da molto tempo è l'energia idroelettrica. Cioè c'è il sole, evapora l'acqua dai mari, piove, riempiamo un bacino, mettiamo una diga, facciamo un buco nella diga, viene fuori l'acqua, faccio girare le turbine e faccio energia elettrica. In Italia è tanto tempo lo usiamo. Ma oggi ci sono dei nuovi modi per usare le energie rinnovabili. Per esempio, se voglio farmi l'acqua calda in casa per lavare i piatti, fare la doccia, eccetera, eccetera, metto sul tetto un collettore solare, anche piccolo, e faccio circolare un liquido che si scalda al sole e poi lo scambio di calore per l'acqua calda. E questo processo qui è semplicissimo, non c'è tecnologia difficile dentro, la sviluppano moltissimo per esempio in Cina, potrei anche dirvi perché, ma adesso... ma in Italia poco, non abbiamo ancora capito, in Italia, vedete, in Austria molto più da noi, non si capisce perché, ma lo capiremo un po' alla volta, capiremo. Poi il calore del sole si può catturare con delle cose più o meno gigantesche come queste, che sono degli specchi, che con il calore del sole va a finire tutto su un tubo dove passa un liquido che poi scalda, faccio bollire dell'acqua, faccio energia elettrica. Oppure, ecco, questa è energia rinnovabile, energia eolica, cioè del vento.
Vedete che l'energia eolica, per esempio, si è sviluppata, sta sviluppandosi moltissimo, moltissimo in questi ultimi anni, anzi non ci si sta dietro, perché in realtà oggi siamo arrivati non da 250 gigawatt, ma a 485, quindi sarebbe più giusto punto, ma tanto, non, 10 anni fa non c'era, 15 anni fa. Ecco, dice, ma quant'è? Con l'energia eolica si va tanta energia come quello che avrebbero fatto 130 reattori nucleari. Ah, dice, allora è importante, non è una quantità di energia piccola, è grande, perché 130 reattori nucleari avrebbero fatto molta energia, ma io avrei dovuto costruire 130 reattori nucleari, con tutti i problemi conseguenti delle scorie radioattive, eccetera. Quindi l'energia eolica è una cosa molto importante oggi, diventerà ancora più naturalmente in futuro, ed è il modo più economico per fare l'energia elettrica. Se c'è vento, naturalmente devo vedere dove c'è vento. Più conosciuto ancora il fotovoltaico. Vedete come cresce il fotovoltaico? E anche qui, se devo aggiornarlo, devo andare qua a 200, qui sono 70, no? In 2-3 anni 295. Quindi cresce in modo formidabile, e comunque oggi anche il fotovoltaico ce l'ha negli ultimi 50 di tardi. Ma cresce più dell'eolico, e presto lo superserà l'eolico. Ecco, allora si capisce che in Italia, per esempio, no, abbiamo avuto il problema che sembrava che dovessimo rientrare nel nucleare, dopo si era arrivato giù, nel 2011 con il referendum, per fortuna non siamo rientrati nel nucleare, che sarebbe stato un disastro, abbiamo sviluppato l'energia fotovoltaica che oggi ci dà energia come due centrali nucleari. Chi è che ha sui tetti il fotovoltaico? Qualcuno ci sarà? Nessuno. Va bene. Allora, siccome non c'è nessuno, capisco che in città è anche più difficile, però mica tutti voi siete in città. Allora volevo aggiungere questo, che quando fra 20 anni il posto mio verrà uno che parlerà ai vostri figli e farà la stessa domanda, molte mani si alzeranno, perché siamo destinati ad andare all'uso del fotovoltaico. Se invece chiedessi quanti di voi a casa in automobile, tutti alzerebbero la mano, non state a fare, tanto lo so già. Tra 20 anni, quando qualcuno fa la domanda, non tutti alzeranno la mano, perché siamo destinati a usare non più le automobili specifiche, ciascuno la sua, eccetera, eccetera. Comunque il discorso è troppo lungo. Allora, vedete, questi qua, la Cina è sempre gigantesca, non si vede niente, ma si vede che fanno dei, questo è visto da un satellite, non so, si vede che fanno un sacco di pannelli fotovoltaici, lì parlano, mi sembra che siano 10 miglia quadrati, 27 km quadrati di fotovoltaici. No, perché loro sono tanti, bisogna di molta energia. Dice, ma allora va bene solo nei paesi sviluppati il fotovoltaico? No, no, guardate questo. Oh, dice, ancora, anche in Africa, in una capanna ci hanno messo un pannello fotovoltaico. Dice, ma cosa fanno? Fanno una cosa importante, perché con un pannello fotovoltaico possono ottenere due risultati. Primo, accendere la luce alla sera. Ah, dice, ma con la luce si può anche leggere, no? Ci si può istruire. Quindi è un grande salto di civiltà questo fatto di poter accendere la luce. Secondo, importante, caricano un telefonino. Dice, ma anche loro si sono messi come noi che telefonino. No, perché loro hanno bisogno. Perché loro sono isolati, bisogna sapere se il giorno dopo conviene andare al mercato, bisogna sapere se pioverà, domani non pioverà per seminare. Quindi è importantissimo, entrano a contatto, no, con la civiltà. E poi naturalmente in Africa possono fare anche lì, qui dei campi molto enormi, molto grandi di fotovoltaico, vedete. Ma dice, ma sto fotovoltaico è un miracolo. È un miracolo intanto perché ha una resa altissima, ha la resa del 20%, mentre la fotosintesi, che è la fuori che lavora per noi, ha lo 0,2%. Vabbè. Ma soprattutto un miracolo, perché io, vedete, io col fotovoltaico mi faccio l'energia lì dove serve, lì. Mi serve lì, bene, energia. Mi serve qua, energia. Se dovevano aspettare questi che arrivasse un filo con l'energia elettrica, ma da dove arrivava questo filo? Nel centro dell'Africa? Da dove partiva? Chi la faceva questa energia elettrica? Centrali nucleari, ma per carità, no? Quindi è meglio avere energia delocalizzata dove uno la vuole, se la fa. E poi se la può fare anche più in grande. Allora, sto arrivando un po' alla fine, sarete anche stanchi.
Allora, con queste energie rinnovabili io posso fare calore per casa o per le industrie e posso fare soprattutto elettricità, perché si può fare elettricità con l'idroelettrico, si fa già da tempo, si può fare elettricità con l'eolico e si può fare con il fotovoltaico. E allora io posso farci, allora dice, ma io alla mattina quando vi alzate cosa avete bisogno di energia? Avete bisogno di calore perché la casa si accalda, no? Elettricità sono funziona niente, dice, ah, qui però ci manca una cosa, mancano i combustibili. Mancano i combustibili perché io devo venire in autobus o con la macchina. Ma quando una elettricità si può fare anche i combustibili, questo è fatto, perché con l'elettricità si può fare l'elettrolisi dell'acqua e ottenere idrogeno. Vedete, per esempio, questo è un pannello fotovoltaico. Arriva il sole, produce elettricità, faccio l'elettrolisi dell'acqua, ottengo idrogeno. Che lo posso usare come combustibile. Ma poi c'è anche un'altra questione, ma è proprio vero che abbiamo bisogno di tutti questi combustibili come adesso? Sempre meno, perché? Perché ci sposteremo sempre di più verso l'elettricità. Quando io ero giovane, i treni andavano a carbone, avevano le locomotive che sbuffavano, che avete visto nei film, e dietro c'era un vagone pieno di carbone, ogni tanto buttavano sul carbone. Adesso avete visto un treno a carbone, voi no? Salvo che nei film adesso sono tutti elettrici. Le metropolitane vanno elettriche, nelle città per bene gli autobus vanno elettrici. Si possono fare automobili elettriche, questa è la famosa Tesla, qualcuno l'avrà vista, è la più famosa automobile, questa è la più forte della Ferrari, tanto per dire. Si possono fare motori, motociclette che vanno elettriche, anche le biciclette, come ben sapete, no? Dice, allora il problema dov'è? Il problema ci rimane, diciamo, per il trasporto navale. Vedete, questo è un affare che va in giro con i pannelli fotovoltaici, ci chiama un sacco di pannelli fotovoltaici, c'è poca roba sopra. E per gli aerei, questo è un aereo per il giro del mondo, avendo le ali coperte di pannelli fotovoltaici, e c'erano sopra due omini, molto magri, perché si fa forse, e che ogni tanto si fermava, insomma, ha fatto il giro del mondo. È chiaro che ci saranno degli sviluppi anche qui, però per gli aerei e per le navi, insomma, a un certo punto forse c'è un combustibile, ma si può fare. Allora qualcuno dice, bene, quindi abbiamo le energie rinnovabili con cui possiamo fare le cosiddette energie di uso finale, no? Elettricità, combustibili e calore. Dice, ma si può fare? Ce n'è abbastanza di queste energie rinnovabili? Beh, ci sono molti studi in corso, questo qui è uno studio di in collaborazione con due o tre università, che dice che è possibile convertire, usare, cioè soddisfare i bisogni energetici di oggi con energie rinnovabili, è possibile farlo entro il 2050. Questo è uno schemino che dice che oggi appunto noi qui consumiamo combustibili fossili e anche un po' energia nucleare, ne consumeremo sempre di meno, la parte nera, svilupperemo sempre di più quelle che sono le energie rinnovabili, cioè eolico, fotovoltaico, idroelettrico, eccetera. Bene, a questo punto dice, allora bene, abbiamo trovato, abbiamo sto sole, abbiamo vento, abbiamo un sacco di energia, quindi possiamo ricominciare a consumare tutta l'energia che vogliamo? No, perché? Perché c'è un problema, che poi avete già visto. Cioè, le energie rinnovabili che si generano dal sole, dal vento e dall'acqua sono tantissime, molto abbondanti. Ma io tutte le mattine ho bisogno di calore, di necessità di combustibile. Cioè, se mi alzo che c'è il sole sono contento, però se non ho l'energia elettrica, che pure posso fare dal sole, ma come faccio? Non è che il sole mi fa energia elettrica, il sole mi fa energia elettrica se metto un pannello fotovoltaico. Insomma, per passare dalle energie rinnovabili alle cosiddette energie di uso finale, io devo passare di qui, devo convertire. Come faccio a convertire? Appunto, devo farmi delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici, delle dighe, dei fili, di un sacco di roba. Concreta, dice allora, concreta vuol dire terra. Sì, io sta roba devo tirarla fuori dalla terra. E quindi devo andare a cercare nella terra i materiali che mi permettono di convertire le energie rinnovabili che sono abbondanti nelle energie di uso finale.
quindi vanno a cercare nella terra le cose che gli servono. Quando in ultimo cosa c'è poi nella terra? Ci sono gli elementi, no? Sapete che la terra, tutto il mondo, tutto, fa gli elementi. Gli elementi sono, più o meno si conoscono, e sono quelli che studiano i chimici, sono messi così per i motivi che adesso stiamo a fare. Gli elementi, alcuni sono abbondanti e altri sono più scarsi. Se andate a vedere in un libro, alcuni sono più scarsi. Allora c'è il problema che certi elementi che possono servirci sono più scarsi. Per esempio il litio. Vabbè. Litio, diciamo, perché è importante sto litio, io pensavo un'altra cosa. È importante, intanto è importante perché l'abbiamo tutto in tasca, no? I telefonini sono le batterie al litio. Perché fanno le batterie al litio e non al piombo? Perché il litio è il metallo più leggero che abbiamo. Il piombo è molto più pesante. Se avessimo batterie al piombo ci sfonderebbero le tasche. Allora, batteria al litio, ma dice che ci sarà abbastanza litio, perché se aprite il telefonino, la batteria è un bagaglino così, no? Ci sarà abbastanza litio al mondo per fare le batterie. Sì, ma intanto i telefonini, sapete quanti sono i telefonini al mondo? Sono il doppio della popolazione, ormai, perché tutti ne hanno due, tre, alcuni ne hanno nessuno. Beh, comunque per fare il telefonino andrebbe bene, ma le batterie al litio, leggere e capaci, sono quelle che devono anche essere usate nelle automobili. Perché io nell'automobile non posso caricare una batteria troppo grande o troppo pesante, sennò proteggevo solo la batteria. Ho bisogno di caricare delle batterie al litio. Allora, così anche altre cose, altri elementi molto utilizzati sempre di più al giorno d'oggi, sono un po' rari, sono un po' poco abbondanti. Quindi ecco che il limite è lì. Il limite non è nel numero di fotoni che ci manda il sole, il limite è negli atomi che posso usare per convertire. Comunque, insomma, allora la quantità dei certi elementi sulla Terra è limitata, per cui bisognerà risparmiare e riciclare. Altro che bisogna risparmiare e riciclare. Naturalmente la scienza può aiutare, perché può sostituire certi elementi con altri entro certi limiti. Può ridurre la quantità, fare le cose più piccole, non so, può riprogettare eccetera eccetera, ma riciclare sarà importantissimo. Quando non ce n'è più di certe cose bisognerà riciclare. E stiamo cominciando a riciclare un po' di tutto, anche perché ci sono quantità enormi di roba, specialmente negli scarichi di rifiuti elettronici. Riciclare, ce lo fanno fare, è importantissimo, mi raccomando, riciclare è importantissimo, lo sarà sempre di più. Molti di voi troveranno lavoro in industrie che riciclano, perché riciclare è un'arte, va migliorata. Allora vedete questo libro che parla che siamo in una nuova onda di sviluppo, perché appunto passiamo dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. E dice: che regole ti devo dare? Beh, la prima regola è che i rifiuti sono un'opportunità. Io devo tirare fuori dai rifiuti delle cose utili, bene, e così altre cose. Allora, sto finendo. Perché non va bene il mondo adesso? Perché usiamo la cosiddetta economia lineare, detta anche dell'usa e getta. Sapete cosa vuol dire? Per esempio, sul microfono nero. Non mi piace più, me ne faccio fare uno bianco, questo qui lo butto via, dopo un po' il bianco non mi piace più, me lo faccio fare rosso, parlo di microfoni, potrei provare i telefonini, naturalmente, no? Vabbè, e quindi usa e getta, ma usa e getta, ma questo che uso qualcuno dovrà fartelo e le risorse non sono infinite, del pattume non so più dove metterlo. Quindi questa economia lineare è basata appunto sull'idea sbagliata che le risorse naturali sono infinite. Come si pensava una volta, erano così, quando c'era poca gente e la roba non si era consumata, adesso però non è più così. Quindi non sono infinite. Se fossero infinite io potrei permettere di tirarle fuori, usarle, fare le cose, buttare. Ah, dice, ma anche qui c'è un problema, perché qui anche lo spazio per i rifiuti è infinito. Ah, dice, allora c'è il problema perché le risorse sono limitate e lo spazio è limitato, quello che ho detto prima. Non solo, ma tutta questa ambaradan di roba, cioè tutte queste industrie che fanno queste cose qui, estrazione, usare, come funzionano al giorno d'oggi? Funzionano con i combustibili fossili.
Ah, dice, ma non sono quelli che stanno sorrendersi, sì, non sono quelli che ci fanno male, sì, non sono quelli che cambiano il clima, sì, e allora non ci dobbiamo mica meravigliare, crisi energetica, cambiamenti climatici, inquinamento e anche disoccupazione. Allora questo tipo di economia lineare non va bene, non può andare bene. In una terra che ha risorse limitate, spazio di tempo limitato, va bene. Non so, per avere un'idea, i rifiuti, per esempio la plastica, non so se avete visto, che era sui giornali come si lo fa a parlare dell'Adriatico inquinato dalla plastica, ma nell'Oceano Pacifico, dove per correnti strane si raccolgono tutti i rifiuti di plastica, ma che non si vedono neanche, sono piccolissimi, però fanno un'isola grande come l'Europa, capito? Un'isola grande come l'Europa, nell'Oceano Pacifico, di rifiuti. Quindi qui siamo proprio, bisogna più buttare via, bisogna riciclare tutto, per carità. Allora come si deve fare? Dov'è che dobbiamo andare? Dobbiamo andare, entrare in un altro ordine di idee. Il primo è che le risorse sono limitate. È così ovvio che sono limitate, la terra è quella che è limitato anche lo spazio invece dei rifiuti, sono due cose ovvie, però devo capirle. Allora questo qui mi costringe a fare un'economia circolare. Cos'è l'economia circolare? È che io devo prendere le materie prime, naturalmente le userò, scaverò, però le userò bene, le userò in modo intelligente, efficiente, ne userò meno che posso, userò il modo di fare roba che dopo che l'ho usata si può magari smontare, riusare, riparare e poi alla fine riciclare, così facendo mi produco delle altre materie prime che si chiamano secondo lo stesso. E naturalmente tutta questa roba non la potrò mica fare con combustibili fossili che stanno esaurendo, cioè, ci fanno male, eccetera. Allora, appunto, se volessi un'economia circolare, deve essere sostenuta da un'energia rinnovabile, pure lei circolare. Quindi devo fare energie rinnovabili. Allora voi assistere, state già, stiamo già, ma voi lo vedete meglio, stiamo assistendo al passaggio dalla economia lineare a quella circolare, ne parlano tutti, non si può fare a meno. Ma questo passaggio dall'economia lineare a quella circolare è basato sul passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili, se no non sto capendo. Questo passaggio qui dei combustibili fossili alle fonti rinnovabili ci permetterà anche di fare questo. Ed è un passaggio questo che gli americani chiamerebbero win-win-win, nel senso che si vince da tutte le parti, non è che fai bene, però lava male. No, no, va bene per tutto, si fa tutto. Perché risolve la crisi climatica e il problema dell'inquinamento. Porta l'indipendenza energetica di tanti stati. L'Italia, se potesse fare energia solare, sarebbe indipendente, non dovrebbe più importare petrolio, e quindi non includerebbe neanche. Riduce i costi, aumenta i posti di lavoro perché le energie rinnovabili, che sono roba manufatturiera, è più facile sviluppare il lavoro. E quindi ecco che allora tutti quelli che ci governano dovrebbero far questo. E così anche noi dovremmo assecondare questo passaggio. Ecco, per concludere, bisogna sapere che il mondo è fatto in un certo modo e che ci sono cosiddette tre verità scomode. Cosa vuol dire? Intanto sono verità, dobbiamo prendere, non possiamo farci niente. Allora, la prima è che dobbiamo vivere tutti assieme. Nessuno se ne può andare. Non possiamo sperare che un miliardo di cinesi se ne vada dove. Dobbiamo vivere tutti assieme, oppure 10 milioni di italiani. Dobbiamo vivere tutti assieme. E questo qui allora vuol dire tante cose, purtroppo non si capiscono. Se non vivi tutti assieme bisogna che ci siano meno guerre, no? Bisogna che siano meglio distribuite le risorse, tante cose. Poi il pianeta è l'unico luogo dove possiamo vivere, e allora è la casa comune, e allora appunto dobbiamo trattarlo bene, quindi non possiamo esaurire le risorse, non dobbiamo più le risorse. E poi le risorse appunto devono essere distribuite in modo equo, perché se ci sono disuguaglianze ci saranno come minimo migrazioni, o se no rivoluzioni, o se no guerra. Tutto questo, bisogna saperlo. Consolati anche dal fatto che c'è una realtà rassicurante, che c'è il sole, che continuerà a mandarci l'energia che è fondamentale per tutto, anche per riciclare, c'è per un sacco di anni. Quindi, siamo sull'uno del bardo, come diceva il professor Natola? Siamo, ma sta a noi se dobbiamo caderci dentro. Se facciamo le cose che più o meno ho detto,
si può arrivare a un mondo dove è sostenibile in qualche modo, ecco. Ma chi lo deve fare? L'ONU, non so, la Commissione Europea, il Presidente del Consiglio, sì sì, tutti, ma anche ciascuno di noi. Se qualcuno vuole andare a vedere questo sito che è facilissimo, energiaperlitalia.it, trova quello che cerchiamo di fare qui a Bologna, un certo numero di scienziati, cerchiamo di scrivere i politici, di farci ascoltare, ma sono, va bene, ma ci ascoltano poco comunque. Bene. Poi volevo anche aggiungere, scusatemi, questo piccolo spot pubblicitario, che tra pochi giorni uscirà questo libro qui, che è la terza edizione di quello che qualcuno avrà già visto, perché l'abbiamo aggiornato, perché era vecchio di 4-5 anni, i numeri sono cambiati, quindi l'abbiamo aggiornato. E così, bene, grazie.